Buongiorno, buongiorno, direbbe quello là della PlayStation, ma io non sono quello della PlayStation e vi dico buongiorno. Sì, vi dico sempre le stesse cose, ogni anno la va, sempre quello. Ma perché te devi sempre parlare? Ogni volta che faccio un video parlo. Allora, siamo qui al registro, al Revival Emilia Augusta. Quest'anno 25 anni dell'anniversario del motoclub internazionale Cascina Costa, e non abbiamo solo le bellissime MV, marchio veramente glorioso, ma addirittura quest'anno ci sono le Ferrari. Signori, abbiamo anche le Ferrari, qualcosa di spettacolare. Oltre alle Ferrari abbiamo anche i carabinieri, quello appunto. Era forse meglio con una giunta, non so quale la danno la polizia. Come vedete gremisce il paddock di gente, e quest'anno, devo essere sincero, hanno veramente rinnovato tutto, molto più organizzato bene, e c'è tanta 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 passione nell'aria. Vi vorrei far vedere una cosa ai tutti i cagivisti appassionati, una moto molto importante per noi appassionati della cagiva, la moto di John Eckerold. Questa moto è del 1982, una moto veramente particolare, la 3C2 del 1982. Questa moto è molto importante per noi cagivisti perché è stata la prima a portare punti alla cagiva. Questa moto, col decimo posto a Dockenheim in Germania, conquistò i suoi primi punti, regalando ai castiglioni la voglia di continuare a correre, perché comunque erano tempi duri per la nostra cagiva. Questa moto bellissima è di un collezionista che conoscete tutti, Dean, che ama il marchio forse più di chiunque, e colleziona queste moto, le restaura. Un grande applauso a questo. Ricordiamo a tutti gli appassionati, perché le moto sono sempre meno. Ci sarà l'apertura del circuito, anche un corso, dove potrete vedere queste motociclette, anche migliorare dinamicamente. Bellissima questa circuito cittadino creato appositamente per il Revival. Una moto che è stata fatta in un unico esemplare. Questa, non ho chiesto informazioni, dovrebbe essere una moto che è stata assemblata, non è proprio quella. Questa strada, prima detto, poi magari non è così, perché poi magari potete finire. Presidente, che stai dicendo? Abbiamo anche i nostri nonni della Ermacchi, perché sono i nonni della cagiva, perché noi siamo nati dalle ceneri della, almeno anche la HD è nata dalle ceneri della Ermacchi, poi dopo è diventata HD, subito dopo KG. Insomma, Ermacchi per noi è un marchio veramente importante. Venite assolutamente a trovarci, soprattutto da Walter Moto, dove potete vedere queste splendide creazioni. Qua ragazzi, creazioni fatte da, non sono roba da garage, qua abbiamo creazioni veramente fatte da professionisti. Questa è la Anghie che ha vinto, anche se non sbaglio, in un Castiglioni Day, e speriamo di rifarlo per qualche anno. Chi lo sa, chissà se chi vorrà questo messaggio, questo video. Andiamo avanti con l'Ingri Moto e facciamo un'altra panoramica che ci tengo a farlo, perché abbiamo una F40 che è la fine del mondo, gialla, stupenda, ma soprattutto una Dino. Perché è importante la Dino? La Dino era una macchina apprezzatissima da fratelli in casa di noi. Quindi insomma anche quest'auto per noi svizzero, diciamo, c'entra dalle cuore. E l'F40, il signor Claudio, aveva una rossa bellissima, quindi in qualche modo si parla sempre in cagiva. Qua abbiamo la moto 2, non so se quella di Aiger, non ho idea, però veramente bella. Mi piacerebbe vederci su Mattia Pasini su questa moto, devo essere sincero. Chissà appunto se Timur guarda questo video, non so. Potrebbe essere positivo o negativo, che mi dice ma questo qua. E naturalmente le bellissime MV di serie, le tire di serie, insomma è un po' un diminutivo, perché sono veramente speciali. Abbiamo anche c'è anche il stand CC58, e niente, devo veramente fare un applauso a tutta l'organizzazione, Gruppo Strada, il Motoclub Internazionale Cascina Costa e tutti quelli che hanno contribuito per questa festa, perché c'è tutto e per ogni gusto.
venite a trovarci anche nel nostro gazebo, perché abbiamo delle magliette in pronta consegna, abbiamo l'ultimo giubbetto originale che arriva dalla squadra corse, l'ultimo rimasto dovrebbe essere una XXL se non sbaglio. XXL. Questo è l'ultimo. Venite a trovarci perché ne vale la pena veramente. Ah, non ho parlato delle mani, mi dispiace, però ne parlo subito adesso. Delle bellissime mani che, come sapete bene, fa glorioso il canico di Agostini. Se Agostini è andato forte, tutti dicono il merito di mani. Io dico che sarebbe anche un gran manico. Poi ci fermiamo con questa panoramica sul Sic 58. Vi saluto, vi aspetto e viva la Cagiva!